La sinergia tra le diverse forze dell'ordine sul litorale adriatico molisano ha caratterizzato il lavoro svolto negli ultimi 2 anni dalla Capitaneria di Porto di Termoli. Dopo 2 anni di servizio alla Capitaneria di Termoli per il capitano di fregata Francesco Massaro, c'è un nuovo incarico nella capitale al Comando Generale del Corpo. Lo scalo portuale termolese potrebbe diventare un volano per l'economia regionale, ma la struttura deve rinnovarsi e migliorare i servizi. Un bilancio positivo, abbiamo lavorato bene in sinergia sia con le istituzioni che con le altre forze di polizia, quindi si è riuscito a fare un bel lavoro. Ancora molto c'è da fare, dicevo, il Molise e il porto di Termoli in particolare può rappresentare, insomma, il volano per tutta l'economia della regione, quindi cogliere la palla al balzo dell'approvazione diciamo, del piano regolatore portuale per far sviluppare quel porto di Termoli che da tanto tempo si dice che però adesso può diventare effettivamente un'attualità. Il discorso del porto, voi sapete bene, il discorso legato al dragaggio che è stato effettuato, la chiusura della strada, diciamo, del porto, che quindi comunque è una situazione che è durata anche abbastanza e quindi che comunque ha costretto a tutta una serie di interventi tamponi e una serie di criticità, ovviamente legate soprattutto all'imbarco per le isole Tremiti. Quindi, diciamo, le criticità che sono state affrontate in sostanza sono queste, però insomma si è sempre lavorato in maniera sinergica per poterle risolvere o comunque trovare una soluzione temporanea che potesse diciamo, far passare per bypassare queste situazioni di crisi temporanea che si verificavano. In Molise si è riuscito ad organizzare in una maniera tale, ripeto, lavorando in sinergia con le forze, con le altre istituzioni, col sindaco in prima linea per dire per quanto riguarda Termoli, per evitare insomma, che la crisi si potesse espandere più di quello insomma, che ha creato in generale. Io le dico che rispetto ad altre marinerie, per esempio d'Italia, le nostre sono quelle che hanno fatto meno giorni di fermo in assoluto, quindi questo sicuramente diciamo, è un motivo di pregio e di soddisfazione.